Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Uno degli attori oggi divenuto simbolo della televisione e del cinema italiano, bello, affascinante e super apprezzato dalle giovani ragazze è lui, Gianni Amen. L'uomo è stato il protagonista della famosa soap opera dei Dreamer Le ali del sogno e ha infiammato le pagine del gossip per la sua relazione con la bella Diletta Leotta. Oggi, però, ha deciso di dire addio lasciando un vuoto nel cuore dei fan. Ken, il bel Gianni Amen, nasce nel 1989 a Istanbul e dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, si occupa della sezione fiscale del quotidiano Dunia. Per curare il suo linguaggio durante i processi, decide di prendere delle lezioni di dizione che gli cambiano la visione di vita e aprono le porte del mondo dello spettacolo. Così l'uomo nel 2014 comincia questo nuovo percorso, riuscendo ad ottenere un ruolo nella serie televisiva Bittersweet Ingredienti d'Amore, insieme a Özge Gürel. La vera notorietà l'uomo la raggiunge con la serie televisiva Daydream Le ali del sogno, cerando una linea di abbigliamento nel 2018 relativa agli abiti più usati nella serie, consacrandolo uno dei sex symbol tra le giovani fan. Insieme a Claudia Gerini nel 2021 ha partecipato allo spot diretto da Fersan Özpetek del pastificio abruzzese De Cecco, girando successivamente uno spot pubblicitario sulla Turchia, intitolata Vieni in Turchia con me, per il consolato e l'ambasciata turca per far conoscere la cultura, arte e tradizioni della terra in sostegno alla rinascita della Turchia. Il giovane attore tanto amato dalle sue fan ha preso un'importante decisione che ha sconvolto parecchio a tutti. La decisione di Gianni Amen che ha sconvolto le sue fan. Ken. La scelta che ha lasciato tutti senza parole, foto web. L'ultima apparizione di Gianni Amen è avvenuta durante la Mostra del Cinema di Venezia, ma l'attore ha preso una decisione che ha sconvolto parecchio i suoi fan, stiamo parlando della scelta dell'attore di lasciare l'Italia. Egli ha confessato ai suoi fan, avrò bisogno della vostra vicinanza, per me finisce un'era, ma ne inizia un'altra. Però prima di andarmene, vi regalo viola come il mare. So che potrò contare sulla vostra attenzione e spero possa piacervi così come è piaciuto a me. Io devo fare un altro passo importante per realizzare il mio sogno, essere cittadino del mondo. Ha poi aggiunto di aver avuto una proposta circa un nuovo progetto che lo porterà proprio a Budapest, nei prossimi 6 mesi sarò impegnato a Budapest per le riprese di una serie molto particolare per tanti aspetti. È un'emozione grande, sarà un'esperienza dura ed estenuante, non sarà un ruolo semplice. Mi aspetto un periodo intenso durante il quale dovrò essere disciplinato e concentrato, e lo sarò. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.